Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Abbiamo ascoltato queste splendide parole del libro del Siraci, ed è splendide anche perché intrise di tutta la teologia cultuale dell'Antico Testamento, specialmente i primi versetti, sono veramente un capolavoro teologico, perché prendono tutta quanta una serie di atti rituali che il Signore aveva comandato al suo popolo nell'Antico Testamento, ampiamente descritti nel Pentateuco, in particolare nel libro del Levitico, i sacrifici di comunione, le offerte, l'offerta di fior di farina, il sacrificio espiatorio, ecco, tutte cose che venivano offerte in modo anche come sacrifici di animali cruento nell'Antico Testamento, che però, come spesso accade, erano segni di altre opere che il Signore gradisce, quindi bisognava comprendere attraverso l'esteriorità del segno quella che era la volontà del Signore, e qui viene spiegata in maniera molto edificante, molto bella. Le offerte che dovevano essere portate al Tempio e all'altare, ricordiamo Gesù nel Vangelo quando dice: se dunque presenti la tua offerta all'altare, ricordiamo, no? E lì ti ricordi che tuo fratello ce l'ha con te, lascia l'offerta e vatti prima a riconciliare, no? Queste erano le offerte che gli ebrei erano tenuti a presentare all'altare del Signore. Bene, qual è l'offerta sommamente gradita a Dio? È l'osservanza della legge, della sua legge, non certamente le complicazioni della legge, diciamo così, rielaborate dalla tradizione giudaico-fariseica dell'Antico Testamento, ma la legge del Signore facile facile, semplice semplice, i 10 comandamenti più il Vangelo, quella basta e avanza. Chi adempie i comandamenti, lo stesso offre un sacrificio di comunione, di osservare la legge e adempiere i comandamenti. Poi l'offerta di fior di farina, altro gesto rituale dell'Antico Testamento, era un'allegoria del serbare riconoscenza, la riconoscenza che dobbiamo avere verso il Signore per tutti i suoi benefici, ma anche verso gli esseri umani, i nostri fratelli e sorelle, chiunque ci abbia fatto del bene. È una cosa molto importante non soltanto essere riconoscenti, ma anche mostrarsi riconoscenti, cioè far capire ad una persona che ci ha fatto del bene che noi lo abbiamo gradito, che siamo contenti e che gli siamo grati. Occorre fare attenzione a queste cose, quindi quando riceviamo un beneficio non dobbiamo avere la faccia triste, insomma, o l'aria di sufficienza, dobbiamo mostrarci contenti, dobbiamo far vedere alla persona che siamo contenti di quello che ha fatto, e anche qualora magari il beneficio non fosse di nostro grandissimo gradimento, ma non fa niente. Deve essere sempre palese che apprezziamo il gesto della persona, no? E grandemente non mostrarsi riconoscente, non far capire che siamo riconoscenti a una persona, è una cosa brutta a cui dobbiamo fare attenzione. Pensiamo quando ci invitano a pranzo o a cena, no? Quando ci invitano a pranzo e a cena dobbiamo ricoprire di complimenti chi ci ha invitato. Punto primo, perché 95 volte su 100 sicuramente se li merita, perché quando ci invitano, almeno a me, fanno sempre cose squisitissime. Ma punto secondo, perché è un gesto di grande carità, di grande cordialità, di grande affabilità. Una persona che si è sacrificata, che ha preparato con tanto amore tante cose, deve avere la nostra riconoscenza, assolutamente. Poi un'altra bellissima cosa, il sacrificio di lode, altro gesto rituale dell'Antico Testamento, c'erano i sacrifici di comunione, i sacrifici di lode, i sacrifici espiatori, gli olocausti, no? Qui c'è tutta quanta la spiegazione. Chi pratica l'elemosina, non c'è cosa più bella che dare proprio i soldi, ecco, in elemosina, darli. Senza che la tua destra, come dice Gesù, sappia quello che fa la sinistra, e possibilmente senza che si sappia chi sia il donatore, e senza ricevere nessun grazie, nella forma più anonima possibile.
bisogna viverla questa gioia per comprenderla. Sembra una cosa brutta, insomma, perché sembra che uno si stia depauperando, ma non è così. È una cosa bellissima. E poi il sacrificio espiatorio, astenersi dall'ingiustizia. Ed è gradito al Signore astenersi dalla malvagità, quindi non fare nulla di male e non mancare mai alla virtù cardinale della giustizia. E a questo dobbiamo fare attenzione anche nei nostri esami di coscienza, perché la giustizia consiste, lo sapevano già i Romani, nel rendere a ciascuno il suo, quello che gli è dovuto. A chi è più grande di noi, come ci dice il quarto comandamento, l'onore. A chi è degno di venerazione, perché è più santo di noi, adesso lo vedremo anche qui, la venerazione. A tutti, buoni o cattivi, il Vangelo della Messa di oggi, il rispetto. L'onore a chi ha autorità, la venerazione a chi ha la santità, il rispetto a tutti, semplicemente perché hanno la dignità di esseri umani. Quindi anche qui, capite, insultare direttamente oppure sparlare sono tutte quante mancanze alla virtù cardinale della giustizia. E mentre sacrificio espiatorio, quindi altro che, dice, vogliamo fare tante penitenze, sì, va bene, possiamo fare tutti i digiuni e le preghiere che vogliamo, però prima l'osservanza della virtù cardinale della giustizia. Poi c'è una vecchia norma dell'Antico Testamento che viene rievocata: non presentarti davanti al Signore a mani vuote. Questo lo facciamo anche tra noi esseri umani, no? Che quando qualcuno ci invita non possiamo presentarci, come si dice, con le mani in mano, perché è un gesto di scortesia. Ecco perché questa meditazione si chiama il Galateo di Santità, no? Davanti al Signore non si presenta a mani vuote. Nell'Antico Testamento c'erano tutta quanta una serie di norme cultuali molto belle e molto significative. Quando uno aveva un raccolto, le primizie le portava al Tempio, la decima di tutte quante le cose che si raccoglievano veniva presentata al Signore, il primogenito del bestiame veniva offerto in sacrificio. Ecco, adesso queste cose non ci sono più, no? Sì, vero, perché l'Antico Testamento è stato abolito da nostro Signore, specialmente in queste sue dimensioni, diciamo così, cultuali, no? Però la sostanza rimane. Come ci presentiamo davanti al Signore? Davanti al Signore non possiamo presentarci a mani vuote, sia nel senso di poveri di opere buone, o nel senso di macchiati di opere cattive, o anche proprio nel senso letterale del dare al Signore. Non essere avaro, qui dice, nelle primizie che offri, no? Abbiamo appena accennato la legge delle primizie. E le decime, in ogni offerta mostra il tuo volto e consacra con gioia le decime. Dà all'Altissimo di buon animo, secondo la tua possibilità. Non siamo più tenuti ad offrire le decime, però al Signore, alle cose del Signore. Si dicono oggi le offerte fatte alla Chiesa, che insomma dovrebbero essere devolute alle opere del Signore. Le facciamo, quante le facciamo, come le facciamo, no? Quanto siamo generosi. Qui c'è una parola, sapete che la parola di Dio non mente, il Signore è uno che ripaga e sette volte ti restituirà. Cioè, se tu fai una cosa per la Chiesa, il Signore la considera fatta a sé, lascia perdere chi poi andrà a amministrare quelle cose, se una persona non fa niente. E il Signore non è uno che si lascia vincere in generosità, perché se tu gli dai uno, lui ti ridà sette. Gesù nel Vangelo ha rincarato la dose: se tu gli dai uno, lui ti dà cento. Questo era vero ieri, oggi e sempre. E anche questo bisogna provare per credere, perché è esattamente così. Poi abbiamo l'atteggiamento nei confronti del Signore. Ecco, anche qui il nostro comportamento nei confronti di Dio, se è un buon galateo, se siamo dei signori, diciamo così, dinanzi al Signore, che è cosa buona.
Chi venera Dio sarà accolto con benevolenza. Quindi il nostro atteggiamento interiore ed esteriore dinanzi all'Altissimo, come stiamo in chiesa, come stiamo adesso dinanzi alla sua presenza, e come ci accostiamo alla Santa Comunione, come stiamo quando preghiamo, insomma, come ci stiamo con la testa, col cuore, insomma, tutte quante le cose che riguardano il Signore. E soprattutto una grande umiltà, perché questa frase poi recitata tante volte nell'Antico, nel Nuovo Testamento, rimane sempiterna e immortale. La preghiera dell'umile penetra le nubi. Il Signore non resiste alla preghiera fatta da un suo umile figlio, da uno che si sente piccolo davanti a Lui, che gli sa chiedere le cose, perché al Signore le cose vanno chieste bene, vanno chieste con garbo. Ricordo che un santo una volta diceva, no, rimproverando quelli che pregavano in maniera distratta, diceva: scusa un attimo, se uno venisse a chiederti una cosa e ti chiede una cosa, che ne so, che mentre ti parla guarda per aria, o si capisce, o te la chiede in maniera villana, senza manco chiederti per favore, ma tu che penseresti? E ci pensiamo mai a come noi chiediamo le cose dinanzi a Dio, a come preghiamo? Questo vale per tutti, anche per noi preti, quindi ci pensiamo mai, cioè che a volte ci rivolgiamo dinanzi al Signore con la testa per aria, non faremmo questo neanche a una persona comune, no? Non dico una persona influente e importante, no? Ecco, e infine c'è un richiamo, anche qui c'è una Dio incidenza, perché l'abbiamo sentito nella messa del giorno di questa sera, oltre che nel Vangelo di domenica scorsa, alla giustizia che il nostro Signore farà. Darà soddisfazione ai giusti, ristabilirà l'equità, estirperà la moltitudine dei violenti, frantumerà lo scettro delle ingiustizie e renderà ciascuno secondo le sue azioni, vagliando le opere degli uomini e le loro intenzioni. Noi dobbiamo pensarci a questo, che ci presenteremo dinanzi al Signore, dice San Paolo, dinanzi al Tribunale di Cristo, per essere giudicati non soltanto secondo le nostre opere, ma soprattutto secondo le nostre intenzioni profonde, che Dio vede, che guarda. Quindi quella giustizia che molte volte reclamiamo dinanzi al dilagare del male nel mondo e che sembra tardare a venire, arriverà. Il Signore farà giustizia al suo popolo. E al suo popolo, farà giustizia al suo popolo, ma nei confronti dei suoi figli, di quelli che sono stati o che si sono sforzati di essere a lui fedeli, ecco, di vivere secondo quelle belle norme signorili che abbiamo meditato questa sera, nei confronti di loro abbonderà di misericordia, perché non si può pensare che, nonostante le nostre miserie, debolezze, imperfezioni, che certamente ne abbiamo a iosa, ma se nel nostro cuore c'è il desiderio sincero, ecco, di provare almeno a servirlo il Signore, osservare la sua legge, fare quello che Lui vuole, condividere i nostri beni, offrirgli le nostre preghiere, come abbiamo visto, certamente non possiamo e non dobbiamo dubitare, ecco, né sperare, non dobbiamo disperare mai della sua misericordia, che certamente verrà e non tarderà. Ci ha lodato, adorato e ringraziato ogni momento.